Ben ritrovati nei nostri studi. Oggi siamo qui per parlare di un evento strepitoso che si terrà il 23, 24 e 25 aprile, la Sagra del Torcetto. Ne parliamo con Roberto, presidente della Proloco. Benvenuto. Grazie. 32esima edizione. Sì. E ritorna alla grande dopo la pausa pandemica. Caspita, dopo 2 anni che eravamo fermi. Intanto permettetemi di ringraziarvi. Di ringraziare Obiettivo News e di questa opportunità che ci viene data per poter di nuovo dare visibilità ad un evento per noi così importante, per il quale avevamo veramente tanta voglia di rimettere di nuovo in visione, insomma, per tutti i suoi spettatori e visitatori turisti. Sì, un appuntamento ormai diventato una tradizione alla Diese ed è tanto attesa da tutto il territorio. Sì, infatti, ricordavi bene tu, siamo alla 32esima edizione. E, come dicevamo prima, dopo 2 anni di inattività, in sostanza, insomma, quindi avevamo veramente tutta questa energia che, insomma, mettiamo in campo per poter dimostrare di nuovo che la Proloco è presente a questo evento. Un evento particolare che ha come, diciamo, fiore all'occhiello la tipicità, se vogliamo, delle Proloco, la tipicità dei prodotti. Non per niente come sul fiore all'occhiello, mi ripeto, il torcetto. Il torcetto. Noi siamo fortunati di avere 3 torcettai e tra questi l'altra fortuna è quella che hanno 3 tipologie diverse di ingredienti. Quindi ogni turista, ogni visitatore può avere la possibilità di assaggiare tutti e 3. Quindi non abbiamo ovviamente questo agonismo, se non quello di scegliere per la sua differenza, ma sono tutti e 3 buoni. Sì, immagino, vabbè, ho già potuto assaggiare, però visto che la Sagra del Torcetto sono 2 anni che non c'è, ho dovuto purtroppo fare una pausa. Ma non, diciamo, è mancata, forzata. Non è mancata quella sua qualità del torcetto, insomma. Non soltanto torcetto, poi entreremo successivamente nei dettagli, con altri componenti della Proloco sul programma. 3 giorni, si incomincia però... Iniziamo a dire qualcosa sull'apertura. Sono 3 giorni proprio ricchi di contenuto. Cominciamo con la cena del torcetto, questo è il 23 sera, per arrivare alla giornata clou, quindi quella del 24, dove impegna tutto il paese, tutto il borgo, quindi con la presenza delle Proloco e dei suoi commercianti, in sostanza, ma non solo, ma anche delle altre attività, quelle che presenteranno degli altri prelibatezze in ambito gastronomico, per arrivare poi al giorno 25 dedicato alle famiglie nel far conoscere questo nostro meraviglioso borgo e dintorni, effetti a una passeggiata enogastronomica. Una manifestazione davvero impegnativa da organizzare, sì, per la Proloco. Sì, impegnativa, ma è quella di cui avevamo proprio bisogno, come dicevo prima, nel dimostrare che Proloco degli E c'è. Perfetto. Quindi il 23, 24, 25 aprile, vuoi lanciare tu un appello? Sì, lo abbiamo premesso nei nostri volantini e nel nostro slogan. Non prendete impegni, Aglie è pronta ad accogliervi e darvi le migliori, voglio dire, in sostanza, prelibatezze che abbiamo ottenuto in campo fino adesso.